Torniamo dunque in diretta per gli ultimi minuti della partita tra Castellano Uras e Francavilla. Il risultato lo vedete, è di 61 a 59 per la formazione del Francavilla. Ma attenzione! Battere le mani con la tifoseria, sulle mani! Pazzesca! Adesso va ancora in attacco la formazione biancoceleste, poi la deviazione da parte di Marchetti, il pallone che termina fuori con la rimessa a favore di Francavilla, 64 a 59 con 58 ancora da giocare, e ovviamente questo sia chiaro con Francavilla che ha ancora un secondo del tentativo di mettere la condizione. Intanto c'è qualche problema inerente la bandiera della formazione biancoceleste. Beh, adesso gli arbitri direi che stanno un pochettino esagerando. Il recupero di Sims che parte con copiata, il passaggio per Marchetti, palla conclusione, sì, grande recupero di Sims, a segno Mattia, e adesso Mattia la Castellana Mattia esagerando. Tra l'altro c'è anche da ricordare che la stessa terna arbitrale che è stata protagonista di alcune decisioni arbitrali discutibili già nel corso del primo quarto, ed è Donati ad andare in lunetta per i tre tiri più il aggiuntivo. Parte il primo e va a 66 a 60, sta così a 26. Secondo, per cui si riprenderà ancora con l'ultimo tiro. Intanto ancora un altro tiro da vita per il giocatore della Francavilla e va a segno, e siamo 66 a 61, quindi il distacco si riduce ulteriormente. Francavilla ancora non ha intenzione di mollare, questo lo si era capito anche nel corso del secondo quarto. 5 minuti e mezzo da giocare, ancora con Francavilla in avanti, per contestare l'appunto con il campino, stato che Donati, per l'Italia, ancora Donati, mentre la penetrazione riesce questa volta, 62 a 63, il distacco si riduce ulteriormente, Francavilla si riavvicina, non ha intenzione di mollare, Marchetti, Sims, Cooper, ancora Leo, Scarponi può tentare l'arrivo, la tre non riesce questa volta, e adesso c'è l'opportunità per Francavilla addirittura di pareggiare se dovesse fare una tripla. Grandissimo il tiro passante per Montagni, poi Montagni tenta la tripla da tre ed era prevedibile, ed era prevedibile, un 1-1, 66 4 minuti e 4, Francavilla aveva recuperato fino a meno 1, adesso però con la tripla di Scarponi si è riportata avanti tutto il palazzetto insieme alla tifoseria, 69 a 65 con gli ultimi 4 minuti, sulle mani, gli ultimi 4 minuti di partita, con il possesso della palla contrastato da 22 avversari, Donzelli ha fatto un
recupera, si libera di davanti allo asfissiante. Leo ancora tende il cross, recupera la palla, ancora Cooper tende la penetrazione, invece deve passare per andare dall'altra parte, il tiro da tre punti non va, recupero di Sims, ancora Scarboni può tentare da tre, non riesce il recupero di Leo, ma poi c'è ancora la protezione. Ancora Leo, ultimo tiro dalla lunetta, vediamo se va, tutto il Leo lo sport in vibrazione, segue con attenzione l'evolversi e va! 2 su 2, primo slot, Lillo, Leo! Subisce di una rimessa laterale, 2 minuti e 24 ancora da giocare, sarà Donzelli ad incomicarsi di questa rimessa. Cerca la penetrazione, il passaggio per Marchetti, ancora Cooper in possesso della palla, la gara si presenta davvero vibrante in questi ultimi 2 minuti, ancora sì! Tutto da solo! Davvero si decide la gara in questi ultimi 2 minuti che mancano! Tutto il palazzetto! Ultimi 2 minuti di partita dunque con la Castellana non passa avanti. Mattia Marchetti a mettere il pallone dall'altra parte e a fare in modo che il giocatore di Brancavilla facesse l'errore, lo ha fatto e adesso tutti gli dico la tifoseria di Messina e ha la possibilità di avere questo possesso palla e di gestirlo bene, almeno speriamo. Cooper, Cooper si trova di davanti la penetrazione, non riesce il recupero di Sims che va a segnare, ma ancora Cooper a recuperare. La Castellana Udas non vuole mollare. Un minuto e 42, 73-68 per la Castellana Udas, partita vibrante, emozionante, con un finale palpitante che nessuno si sarebbe aspettato di vedere. Cooper, il possesso del pallone, su di lui c'è Carnisi, pallone, la palla viene recuperata da Brancavilla, inguazione di passi da parte dell'americano, la Castellana Udas si riparte, ancora con
adesso, 1:18 ancora da giocare. Non so quanto la voce ci terrà ancora sana, ma comunque 1:12, 73-68, attacco da Castellanovas. Cooper vede la disposizione dei nuovi compagni di squadra, cerca di dare a Scarboni che tenta da tre, non riesce alla giocata, ma il recupero ancora di Donati per Francavilla, nella ultima e forse decisiva azione di gara. Attenzione, il raggio di passaggio da Marchetti, poi il passaggio ancora per Menzione, il tiro da tre, non riesce alla giocata, il recupero da parte di Cooper e questa volta 38 secondi ancora da giocare. La Castellano Ulas si avvicina a un'altra vittoria, sofferta più del previsto, come era capitato a Ceglie, ma ora, adesso, attenzione, attenzione, ancora in attacco, Francavilla, va, 73-70, ancora 20 secondi da giocare, pallo su Cooper, ci saranno due tiri dalla lunetta, 22 secondi ancora da giocare con Dejuan Cooper dalla lunetta a disposizione, due tiri liberi, vediamo il primo, va con un pericolo che potesse sbagliare, 74-70, ancora Cooper dalla lunetta, può decidere ancora un altro canestro e potrebbe essere il più 5, non è il più 5, ma ancora Francavilla tenta l'ultimazione con 17 secondi da giocare, Donati dalla distanza non riesce, finisce qui con 8 secondi ancora da giocare. Sims andrà in lunetta per gli ultimi due tiri che decreteranno la vittoria della Castellano Udas. 8 secondi ancora, 2 Sims dalla lunetta per i tiri decisivi di questa incredibile e palpitante vittoria della Castellano Udas, lo diciamo, è stata sofferentissima perché Francavilla non è mollato, è riuscito a stare a tenere testa ai votati avversari per tutta la gara e questo è il finale, con un time out ancora chiesto dai giocatori, anzi dal tecnico di Francavilla, De Pasquale. Posso fare più? Ultimi 8 secondi, dicevamo partita soltanto per Castellano Udas, ovviamente la stata ancora il canestro da parte di Carlo Mezzoni, ma questa volta non gli viene concesso. Dunque finisce qui per la Castellano Udas 76-70, la partita dunque termina qui con i biancazzurri ancora in testa alla classifica e ancora protagonisti. E finisce così la 13ª giornata del campionato di 16 Silver. I cannibali della Castellano Udas battono 76-70.